Siete stanchi? Allora, sentite questo. C'è un'osteria come questa, intitolata La cicatrice di Drius, e dice così. Andavo a cena lì tutte le sere e attorno a quello stesso tavolino veniva un professore di latino, un maestro di musica, un barbiere e un vecchio generale mezzo sordo che si chiamava, non me lo ricordo. Chi generale fosse era un mistero, però per noi ci bastavano le impronte di una ferita che ci aveva in fronte mischiata con le rughe del pensiero. Per questo era tenuto, e con ragione, in una certa considerazione. Oh, non dico mica che ogni cicatrice sia la marca di fabbrica d'eroi, però quello lì c'era il tipo. E poi quando uno ne parla, dice non dice, finisce per far credere pure a quello che non manco gli passa per sapere. Benché so vecchio, ci ritornerei, diceva spesso. Non diceva dove, e ci parlava del 59, ci parlava del 66, di Garibaldi, dell'Italia Unita, ma non parlava mai della ferita, e se qualcuno glielo domandava, lui invece da rispondere, gli si dava una gran botta con la mano aperta e borbottava. Chissà che un giorno non vedeva tutto, e si guardava intorno. Quel giorno però non venne mai, perché come fu, come non fu, il vecchio a un tratto non si vide più. Cosa che all'oste gli rincrebbe assai, perché non solo gli voleva bene, ma gli avanzava più di 400. Finché una sera, mentre eravamo a cena tutti quanti, si aprì la porta e si fece avanti una povera vecchia che ci chiese, scusate tanto, dice, ma è in questo sito che veniva il mio povero marito. Chi fece l'oste? Quel vecchietto forse con la cicatrice? La vecchia a queste parole si stomma, ma lì per lì nessuno se ne accorse. E l'altro giorno all'improvviso Dio se ne scampi, è andato in paradiso e con uno sguardo afflitto che veramente ci commosse tutti, alzò le braccia verso i prosciutti che stavano attaccati sul trave del soffitto. Lassù purtroppo non c'è più riparo, povero Checco, era tanto caro, un galantuomo, una persona onesta. Pensate che all'ultimo momento mi ha chiamato per via di un certo conto che ha lasciato. Oh, non è caso di parlare di questo, invece no, è una sciocchezza. 19:20. Dopo un minuto s'alzò il barbiere e disse: è doveroso che al nostro eroe fedele e valoroso gli venga dato l'ultimo saluto. Col cuore straziato che mi inchino tanto al soldato quanto al cittadino. E te che sei rimasta nelle pene, e te povera vedova del morto, chi dirà una parola di conforto? Il Dio lo sa se gli volevi bene. Ah, questo è certo, mormorò la vecchia, gli avrei portato l'acqua con l'orecchio. Eravamo sempre come pappa e cacio, tutte le sere prima di andare a letto si facevamo il solito goccetto. Addio Checco, addio Nina, dammi un bacio. In 60 anni e più solo una volta abbiamo litigato forte forte, e fu precisamente in una festa, mentre ballavo con un bersagliere, che come diede, mi tirò un bicchiere e io gli detti una bottiglia in testa. Lo presi in fronte disgraziatamente e gli restò lo spregio per me. Ecco che Checco e Nina, vedi, quali sono? Bene.